Dopo essere riuscita nell'impresa di fermare intera Fiorentina l'avanzata della Florencia, Pilarezzo Calcio Femminile è tempo di derby contro le ragazze del Grifo Perugia nell'incontro valido per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B. Parte Zelli sulla destra intanto con il Perugia, il cross al centro dove c'è Ceccarelli. Ceccarelli arriva all'anticipo di... Attenzione Ceccarelli, Mencuccio ha provato l'anticipo. Ceccarelli ha provato di sinistro. Paganini serve indietro Binazzi che scarica poi verso Razzolini, che resiste da un contrasto. Ancora Razzolini, parla sul destro. Razzolini! E gol di Razzolini! Costanza! 1-0 Arezzo al 16° minuto del primo tempo. È Razzolini che col quarto gol stagionale porta in vantaggio l'Arezzo contro il Grifo Perugia. Razzolini apre verso Carta. Attenzione a Carta. Carta prova il destro, non va la sua confusione. Verdi, dall'altra parte c'è liberissima Mencucci, servita in questo momento. Mencucci non riesce nel primo controllo. Passaggio per Razzolini. Può andare in porta Razzolini. Ancora Razzolini. Il cross verso di traversa i Razzolini. Il cross si trasforma quasi in un tiro e colpisce la traversa. Poi Verdi. Lancia Di Fiore, 2 contro 1, Di Fiore non riesce a servire Razzolini, attenzione, la palla è ancora buona, Razzolini, clamorosa occasione sulla linea, salva la difesa del Grifo Perugia. Arbitro guarda il cronometro, triplice fischio, adesso vince il derby, vince 1-0 per l'Arezzo contro il Grifo Perugia e si porta a casa il primo derby stagionale e 10 punti in classifica. Adesso arriva la sosta dei nazionali con 10 punti in classifica. Siamo qui con mister Lorenzini. Mister, un passo fatto, la vittoria del derby contro il Grifo Perugia, che gioia è stata? È stata una partita anche difficile sotto dei punti tattici. Sì, innanzitutto un risultato importantissimo perché dà continuità ai risultati precedenti e ci porta temporaneamente, così mi dicono in vetta alla classifica, anche se conta poco. È una partita altrettanto difficile perché trovava una squadra che comunque ha lottato fino al 90°. Noi non abbiamo fatto una partita secondo me impeccabile. Abbiamo giocato benissimo i primi 20-25 minuti, dopo ci siamo un po' sedute e loro sono venuti un pochino fuori. Però penso che il risultato sia più che giusto. Ecco, dicevi bene prima, l'Arezzo ha 10 punti in classifica, virtualmente primo. Quanto c'è del nuovo mister nella squadra, anche nel gioco? No, io penso che il merito poi è tutto delle ragazze, della società. Io cerco di dare il mio contributo, però sono ragazze disponibili, volenterose, vogliose e stanno mettendo l'anima in campo sia negli allenamenti che nelle partite e credo sia il giusto premio a quanto fanno poi durante la settimana. Ecco, adesso 2 settimane di pausa, prima della sfida contro il Pisa, come si gestiscono considerando anche i buoni risultati avuti fino adesso? Sì, forse sarebbe stato meglio continuare a giocare, visto l'entusiasmo che c'è adesso. Però ci servirà per ricaricare le batterie, visto che oggi comunque eravamo un po' al di sotto delle nostre possibilità. Allora, siamo qui con Costanza Razzolini, match winner quest'oggi. Che partita è stata quella nel derby contro il Grifo Perugia? È stata una partita complicata, perché ci siamo trovati di fronte a una squadra molto aggressiva, molto vogliosa di fare bene, di fare punti. Poi era un derby, quindi era maggiormente sentito, quindi potevamo fare molto di più, però per fortuna abbiamo vinto, quindi basta questo alla fine. Ecco, per te 4 gol in 4 partite ti è stato un record stagionale da raggiungere, magari un obiettivo? Sì, indubbiamente, poi ho parlato con la presidente, ci siamo messi d'accordo, quindi devo arrivare ad una certa cifra e ce la sto mettendo tutta.